Che? È troppo! Buonasera a tutti, grazie della visualizzazione. Quest'oggi si flamma perché mi sono veramente rotto i coglioni. Mettete il sapone in quei cazzo di bagni! Non è possibile! A me a Ken capita spesso di andare a lavorare... neanche troppo spesso purtroppo, di andare a lavorare nei locali o di essere invitati in dei locali o in altri posti che hanno dei bagni apposta per la clientela e cazzo non c'è il sapone, è sempre da denunciare la gente che fa queste robe qui. Come fai a non mettere il sapone in un bagno? Sei un assassino, cazzo! Cioè, ma vi rendete conto della quantità incredibile di germi che si trova all'interno delle zone genitali, sia maschili che femminili? Una marea è il punto del corpo umano con maggior numero quantitativo di germi. E ovviamente quando uno entra in un bagno, le sue mani ci entrano a contatto, giusto? E con le mani toccano le maniglie di quelle porte, giusto? Quindi la mia mano, teoricamente pulita o sporca che sia, entrerà in contatto con quella maniglia e io poi con quella mano dovrò afferrare il mio pene, cazzo! Ok? Quindi non mettercelo il sapone! Io voglio lavarmi le mani prima e dopo essere entrato nel bagno, che tra l'altro c'è gente che non lo fa, c'è gente che si tocca il cazzo con le mani lerce, bravi coglioni, è una roba da non fare mai, cavoli, chissà che cazzo hai toccato, ma ora voi andreste in giro per la via a fare a sparaccino col pene con tutti quelli che incontrate per il marciapiede? Obiettivamente no, è lo stesso principio, ragazzi, è lo stesso principio, entrate a contatto con gli stessi batteri. Io devo toccare una maniglia pisciosa toccata da qualcun altro con quelle mani lerce che c'aveva e poi devo toccare me stesso. Non esiste al mondo. Tu me lo devi mettere il sapone. Io entro nell'antibagno, apro la porta del bagno, mi lavo le mani, entro dentro al bagno, la chiudo la porta col piede, dopodiché prendo un pezzo di carta igienica ed esco fuori, ok? Ok? Perché, e voi mi dite, perché non apri la porta del bagno con un pezzo di carta igienica? Perché la carta igienica non è nell'antibagno di solito, è dentro al bagno. Nell'antibagno o c'è, magari c'è l'asciugamano quello di carta, forse. Di solito ci sono o quei cosi di stoffa stranissimi che rotolano o il phon. Cosa faccio per aprire la maniglia? Spacco una mattonella e uso quella? Non posso, ovviamente. Così come cacchio, spesso non hanno le maniglie. Fantastico. O non hanno le maniglie o ce l'hanno ma sono perfettamente sferiche, dei pomelli di merda, che uno che magari è abituato ad aprirle come faccio io spesso o col piede o col gomito non può afferrarle, è per forza costretto a usare la sua mano e toccare quell'oggetto lercio lurido, ok? Mettete il sapone nei bagni. Tu non puoi chiamarmelo servizio igienico, non puoi chiamarlo servizio igienico, non è un servizio igienico quello, tu non mi stai offrendo un servizio igienico, il servizio igienico è quello che mi permette di eliminare dalle mie mani tutti quei substrati su cui i batteri potrebbero proliferare, va bene, ok? Non mi puoi dare solo acqua corrente, ok? Sennò i fiumi sarebbero considerati servizi igienici. Un fiume non è un servizio igienico. Non mi puoi dare soltanto acqua corrente. Mi devi dare anche almeno quantomeno del sapone. Non pretendo di essere sterilizzato quando entro in un bagno. Ma cazzo, il sapone me lo devi dare. Che magari io entro dentro, cosa ne so, esco da fare il palloncinaggio, ho le mani sporche di inchiostro, arrivo a casa col pene che pare un ghepardo. Ma è possibile? Insomma... basta, mettete il sapone nei bagni, non vi sopporto, vi odio, cazzo, vi odio, va bene? Vi odio. Se siete d'accordo con me, un bel mi piace, se non siete d'accordo, un bel mi piace lo stesso. Da Ken e Ceppo è tutto, ci vediamo con il prossimo flame.